Lo sai un'altra cosa? Suo figlio, a parte essere uno sfigatello, non è neanche bravo a letto. E te l'ho detto. Ma che cavolo dici? Ti sta dando della vecchia! Ma io sono Ti sta dando della vecchia! Ma dai, ma chiudi questo video, dai, ora mi avrò! Ah, e il mio padre non è vecchio come lei, signore! Oh! No, dopo di questa basta! A me piacciono le donne anziane. E ci scambiamo qualche fotina, no! Mamma Madde. 10.000 like, Mamma Madde versus Airboss il bimbo in live. No, io... Oggi mi sono chiesto una cosa. Diciamo che io una volta portavo i DM. Hashtag DM, per chi si ricorda quei bellissimi tempi. E allora la domanda che sorgeva qualche mese fa era: ma se un bimbo merda, sì, li chiamavamo così, un bimbo Nutella, incontrasse mia madre, quale sarebbe la sua reazione? Mamma, buonasera. No, la mano no, ma che mano? Buonasera, devi salutare la i ragazzi. Ah. Buonasera. Ciao ragazzi. Buonasera, non siamo in live, è un video. Oggi mamma non sai cosa faremo, non ti preoccupare, non è uno scherzo, ormai lo sai che queste cose non le faccio più. Dopo l'ultima volta che è successo qualcosa di grave, basta scherzi, non si fanno gli scherzi. Basta. Ragazzi, cosa faremo oggi mamma? Oggi ti porterò a conoscere una persona, perché devi capire che sul web esistono persone fantastiche, persone che ti fanno capire, ti danno veramente un motivo di esistere, persone che ti fanno veramente conoscere te stessi e ti portano a capire certe cose della vita. Una persona acculturata, ti domanderai, un avvocato, magari un dottore, un qualcuno che ti faccia capire: ah, che bello il web, veramente sto bene sul web. Chi è? Oh, sfigatello, mi devi parlare? Cioè, mi devi rispondere, dai, rispondimi, oh, figatello, ci sei? Airboss, buongiorno, buonasera. Oggi non sono solo boss, ti ho portato una persona, boss. Ma andiamo in partita, ti faccio conoscere chi è. Non dirmi, ma, cioè, tu mi sei, cioè, no. Gianni Manfredi. Ma chi è Gianni Manfredi? Allora, non cominciare a fare l'imbecille da subito, Non cominciare. Sei pelato, capito. Pelato. Ma quale pelato? Sono crazy. Ma che ci fa a casa tua? L'avevo invitato io a casa mia, cavolo. Senti. Allora, posso, entriamo in partita e poi ne parliamo, ok? Già mi sto emozionando, crazy. Già sento tutto alzato, tu compreso tutto, peletti, tutto. Allora, mamma, siccome io già conosco questo che individuo è, e so che è così, te lo giuro. Dopo facciamo finta che io vado in bagno, ok? Faccio finta che vado in bagno e resti solo tu. In realtà resti, poi vediamo che dice. Gli dici che Salvatore è andato in bagno. Poi ti faccio segnale, ok? Ti faccio tipo così, glielo. E dici: boss, sono solo io per ora, Salvatore è andato in bagno. Boss, allora vuoi sapere chi è questo ospite speciale? Sei pronto? Sì. Boss, sono carichissimo. Boss, allora al mio tre parli. 1, 2, 3. Boss, ti ho portato mia madre. Ma come? L'avvocato dov'è? Sì. L'ingegnere, l'avvocato. È il boss, è quello sfigatello. Boss, ma come? Ma come? Ok, bene, allora la mettiamo così. Sembri più spiegata di quella di tutti. Oh, di ma, tuo figlio, ma questo c'è spiegata a mia madre. Oh, non di. Aspetta, si blocca tutto. Oh, guarda come ti ho salvato. Dai, su, vai via, cagnolino, vai. Ma che vai via? Oh! Allora, mamma, non fare. Dai, la ti salvo, tranquillo, scendi giù, veloce, sfigatello. Muoviti. Mio. Sono fallito. Ma perché lo diamo sfigatello? Il fatto è che credo che tuo figlio non lo guardi molto nelle parti basse. Ce l'ha proprio piccolino, ecco. Ora te l'ho detto, mamma Madde, ora te l'ho detto. Mio sì. Figlio! Ah, no, e poi, mamma Madde, forse tu non conosci tuo figlio. Oh! Ma foto sue! Ma che foto? Un pacco di Amazon. Allora, boss, non dire. Ma cosa male, ma chiudi la live, chiudi tutto. Ma quale live? Ma è un video. Vabbè, allora, boss, dammi il pompa. Boss, dammi il pompa, non mi fai incazzare, Allora, qua sta succedendo. Sei un nabo, ti ho pure salvato il culetto. Guarda. Ma scusa, perché mi stai presentando tua madre, che oggi mi sta leggermente antipatica? Pure a me, sai. Così, almeno io sono bello e giovane in confronto. Ti pareva bello. C'è la bellezza. Questo è bello. Ma cosa? Sì. Ma dai, sta bella lo sai a me, un'altra cosa, so. Mamma Madde? Lo sai un'altra cosa? Suo figlio, a parte essere uno sfigatello, non è neanche bravo a letto. E te l'ho detto. Ma che detto cavolo tutto, dici? È boss! Ma dai, ma spegni questa live! Ma che cosa? Come si permette a dire queste cose di te? Neanche vi siete mai incontrati! Ma
dai, allora. Sì, sì. Ma quello di su certi sitini lo vedevo lui, su certi sitini, mamma madde. Mamma. Mio figlio non gli dice niente, ma chissà quanti segreti nasconde. Mamma. Io li controllerei un attimo il PC, mamma madde. No, no, non è normale. L'avvocato, l'ingegnere, mi sputi con le bocche. Te l'ho detto, questa è una persona acculturata. Culturata. Io so tutta la vita di Dante. Hai capito? Sì, sa tutta, sì, la... te lo giuro. E spiegami un po' Dante, spiegami. Uno Dante ce l'ha piccolino perché nel Medioevo tutti quanti ce l'avevano piccolo. Era un bravo artista e mi pare che faceva anche certe opere mi pare. Tipo... Non voglio dire niente, tipo la Divina Commedia mi pare, no? Sì, là, bravo, no? Una cosa giusta. Sì. Una cosa giusta. Una cosa giusta. Questo è fine. È fine, sì, non c'è più niente. Cioè, ma che fai con questo bimbo Nutella? Avere a che fare con lui? Ma come si permette, signora? Signora! Mi ha offeso il figlio, a Crazy! Come ti permette di offendere Crazy? Ma che stai scherzando? Ma tu sei fuori! Il figlio, bel figlio che ha creato! Wow! Uno col cosetto piccolo, col cervello piccolo! Ma cioè, sta proprio dicendo? Un mix! Un bonus! Ma come si permette? Salvo! Io! Sua madre! Ma dai! Non ti prego, la mia mamma non fai mettere sculacciate se dico queste cose. Appunto, passami la mano! Signora, la prego! Passami tua mamma così, le dico quello che sei tu! La prego, signora, la prego, lo sa che se mia mamma sa che dico queste cose, allora le sculacciate, la allora prego! Non te lo dire più, non ti devi permettere a offendere mio figlio, dai! Bimbo Nutella! Mi scusi, ma perché mi ha fatto presentare questa persona abbastanza anziana? Non era l'ora del riposino, infatti, che è abbastanza tardi? Ti sta dando della vecchia! Ma si permette? Ma dai, ma chiudi questo video! Dai, ora mi è rotto! Dai! Ma no, che video? Non si chiude! Ma come si permette? È troppo bello! Mi hai detto, mi dovevi presentare l'avvocato! Questa è una persona acculturata! Ma che cultura! Scusa, l'avvocato, cosa? L'avvocato! Ma io c'ho il padre avvocato, sì. Ti faccio fare una bella denuncia, vedi poi se parli ancora tanto, signora. Veda. Ascolta, veda. Cerca di calmarti, bimbo Nutella, perché sennò non lo so come va a finire questa sera, Dio. Dai. Denuncia, sì, sì, bimbo Nutella. Certo, signora. Delizio. E lei lo sa cos'è? La bocca! Signora Nutella, sì, è una signora Nutella, ha sentito bene, è proprio una signora Nutella. E meno male che hai tempi, ti dicevo sempre vieni a casa mia, ti faccio... Ma un attimo scusa, Crazy, ma c'è tua madre che c'ha i capelli tutti bianchi, e fingi di averli tinti per non dire che è vecchia. Io? Ho detto tutto, Crazy. Io vecchia? Ho detto tutto. Ti sto chiamando vecchia! Ma ascolta, tu l'educazione, ma ce l'hai, un'educazione, ma come... Direi, sono andato per 5 anni a scuola, l'educazione ce l'ho molto molto bene, signora. Meno male che c'è il papà avvocato, e soprattutto l'educazione, tutti i bianchi gli stanno cadendo, ma dai, che signora. Mi scusi, signora, mi scusi, ma se c'hai i capelli tutti bianchi, certe volte gli cadono pure addosso. Li volevo fare pure le lasagne. Oh, te lo dico, le lasagne, qualcosa in mezzo alle gambe è più vecchio della signora, fatelo dire, Crisi Mezzo, fatelo dire. Tutto moscio, ma dai, ma che dico? Non lo posso accettare. Ma voglio fare una visita medica a tuo figlio che ce l'ha tutto moscio? Ma c'è qualche problema? Ma che stai scherzando? I problemi tu ce l'hai. A quello che c'ho io, scusa signora. Cos'è che c'ho io? Tu hai problemi, problemi hai, problemi. Oddio, ragazzi. Problemi di peletti c'hai. Problemi di peletti. I miei peletti sono a posto e si addrizzano pure. Quindi non diciamo fake news, per favore, signora. Per favore. Ma va, dai, ma non. Oh mio Dio! Che ho appena trovato un buono per il parrucchiere, Crazy. E allora mandami questo buono. Io posso dare a tua madre, il mio si fa la tinta nera. No, già ce l'ho la tinta, guarda, mi hanno offerto. Sì, signora, che si mette le parrucche, le parrucche! Tutti i capelli bianchi ci sono. Tutti i capelli bianchi, cavolo. Sciacquati la bocca prima di parlare e tingiti i tuoi peletti che ce l'hai bianchi anche tu, guardali bene. Ora veramente esagerato. Chiama mio padre, lo faccio denunciare. Non mi frega niente. Il mio padre non è vecchio come lei, signora. No, dopo di questa basta. Lei è vecchia, vero? Ora basta, non lo devi ripetere. Salvo sta andando in bagno. Salvo, ma mi lasci solo con il boss. No, non mi lasciare solo con questo.
questo sfigatello. Vieni qua. Bagno, scusi, dimmi quello che mi scusi, devi mi dire ora. Che lui non io c'è. Io non volevo neanche parlare con lei, sinceramente. Perché io stavo in bagno e stavo guardando le foto di suo figlio e mi stavo eccitando. Però Crazy mi ha detto da venire qua. Ha detto che devo conoscere una persona importante, una persona intelligente. Ma qua, a parte che non vedo né persone intelligenti né persone giovani, ma vedo tanto persone vecchie e antipatiche. E questa volta l'ho detto. Vergognati. Mamma madre, diciamo che ora non c'è Crazy. Quindi smetto da far finta di odiarti, ecco. Ma diciamo che sei molto carina in questi giorni, mamma madre. Da vecchia carina. Molto carina, signora. Cioè, capito, no? Io diciamo che sono mi sto abbastanza vergognando in questo momento. Ma lo sa, signora, che a me piacciono le donne anziane. Anziana di nuovo. Ah, ma dai, ma prima vai a foto e fammi dire che sono vecchia. È veramente una modella. Mi scusi, signora, mi scusi. Ma è veramente carina. Vogliamo uscire insieme? Ma, Erbosse, ma quanti anni c'hai tu? Diciamo non tanti. Quanti? Però va bene. Quanti anni c'hai? Quanti? Ce n'ho pochi, signora, ce n'ho pochi. E tu pochi vuoi uscire con me? Ma che stai scherzando? Ora glielo dico a mio marito. Ma come ti permette, Erbosse? Ma come, è un marito? Papà. Ma tu a te piacciono le donne vecchie? Prima mi chiami vecchia e poi vuoi uscire con me? Ma questo è fuori. Ci scambiamo qualche fotina, no, mamma madre. No, 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 dopo quello che mi hai detto. Guarda che io no. Dillo pure. Io ho sentito. Ma poi pure tu che gli dici dopo quello che mi hai detto, no, quello ti chiede di scambiare foto otte. No. Il boss ti ha rifiutato mia madre. Io lo so. Facciamo così, una foto per Crazy e una foto per mamma madre. Così siamo tutti felici. Ma che cosa? Vabbè, ma vai. Ma vengo finzionato pure dalle vecchie, ma io me ne vado. Ma io me ne vado proprio. Ciao a tutti. Sta vecchia. L'hai chiamato vecchia? Ma tu mi fai chiamare vecchia? Ma tu stai. Voglio ora 10.000 like! No. Ma il live? No, è troppo bello! Vecchia a me! 10.000 like, mamma madre versus Erbos il bimbo in live! No, io. Delusione, Erbos, delusione.